Un antico palazzo trasformato in ristorante. La nostra cena si svolge in un'atmosfera da mille e una notte. Tra le luci soffuse delle candele, sotto lo sguardo di splendidi mosaici e stucchi che ornano l'intero salone. Ce lo ricorderemo a lungo. Anche questa notte ancora giovane. Scopriamo un'altra discoteca e per la seconda volta troviamo la gente giusta, locali e stranieri, che come noi vogliono prolungare il più a lungo possibile il divertimento. Una nuova porta ci conduce ad un altro tesoro. Il Giardino Majorelle, dal nome di un celebre pittore ed ebanista francese. Un gioiello botanico che ospita numerosissimi cactus, bougainville e altre piante esotiche. La villa, acquistata da un noto stilista francese, ha al suo interno una costruzione dal colore e dalle tonalità irripetibili. Il cosiddetto Blue Majorelle. Dal blu majorelle all'azzurro di una piscina. Un ultimo momento di relax, cullati dal sole e dalla musica lounge. Tuffarci nell'ultima notte del nostro viaggio, seguiamo il consiglio di Sara, visitando uno dei più famosi hotel de charme di Marrakech, in cui arredi e ambienti sono estremamente raffinati. D'obbligo, un momento di relax e un dissetante tè alla menta. Si può lasciare la città senza partecipare allo spettacolo dei cavalieri berberi, la fantasia, momento fondamentale della cultura e del folklore marocchino.
L'atmosfera è magica. Cena tipica marocchina a base di tagine e couscous. Poi ha inizio lo spettacolo. Non è soltanto una rappresentazione per i turisti. Si respira davvero la sensazione di autenticità. E l'impeto dei cavalieri berberi è di grande impatto. In un viaggio il tempo ha un valore diverso. Dopo 3 giorni sentiamo ancora sulla pelle il primo emozionante abbraccio della città e lo portiamo con noi anche nell'ultimo disco pub per divertirci fino a quando la notte farà spazio alle prime luci dell'alba. E sarà allora che Marrakech scioglierà lentamente il suo abbraccio senza dir nulla, silenziosa e docile, sapendo bene che questo è soltanto un arrivederci.